Buonasera, benvenuti a Parole di Donna, vi presento subito i miei ospiti per questa pagina politica che chiude questa stagione di Parole di Donna per poi riprenderla a settembre. Bene, benvenuta Maria Stella Giorlandino, grazie, imprenditrice, decentra Tremisia Lab, nostra ospite fissa. Benvenuto al professor Federico Tedeschini, avvocato, grazie, politologo, è sempre un piacere avere la nostra ospite. E benvenuta oggi la stampa estera, Alba Chepi, giornalista, corrispondente, benvenuta, grazie. Alba. Bene, oggi parleremo politica, di tutto quello che sta succedendo, ma tra poco, dopo la pubblicità. Ehi, Alessandro, Alessia, ciao. Valerio, siete una famiglia felice, ma soprattutto una famiglia in forma. Beh, siamo in forma e siamo in salute perché noi ci curiamo da Artemisia Lab e soprattutto ci coccoliamo da Artemisia Lab. Ma tu sai che c'è anche Artemisia Beauty? Ah sì? Davvero? Sì, che fai? Tu però hai trovato chiuso, eh? Che senso, scusa? Beh, una remise en forme. Allora, vediamo questa politica. Io inizierei subito dal professor Tedeschini. Professore, dunque, in questo numero, questo articolo che lei ha fatto nella rubrica di Cronache Marziane, che è seguitissima sulla discussione, il professore ha fatto un articolo, abbiamo visto che Curto è andato in vacanza, si è preso insomma un po' di libertà. E lei ha fatto una domanda che oggi però noi la riproponiamo, ed è questa. È la coalizione ad aver abbandonato il suo uomo della provvidenza o è stato quest'ultimo a volerla lasciare al suo destino? Ce lo chiediamo in molti, professore. Come lei sa, io ritengo che sia vera la seconda ipotesi, anche se, come in tutti i divorzi, non c'è mai una parte che decide tutto e l'altra che tutto subisce. Però quello che è certo è che un uomo come Draghi, abituato a muoversi nei corridoi dell'Unione Europea, aveva sempre maggiori difficoltà a muoversi nei corridoi della politica italiana. Italiana, certo. Perché tanto è ordinata quella europea quanto è meno ordinata, per non dire disordinata, quella italiana. Io non dico che l'ordine sia sempre un bene, perché è sempre un problema di misura. Però non c'è dubbio che probabilmente negli ultimi tempi anche Draghi è stato colpito da quella che si chiama la sindrome di Wellington. Quando Wellington vinse a Waterloo, l'ho nominato ministro, e secondo questa sindrome ogni suo ordine che dato come generale veniva eseguito senza discussioni, invece gli ordini dati dal ministro Wellington generavano delle discussioni. Infatti. E gli venne la sindrome e forse, certo, ha colpito anche Draghi. Quindi lei tre comunque, secoli dopo, secondo lei avrebbe lasciato comunque Draghi prima o poi. Senta, tante sono le dobbiamo ipotesi, andare no, alle elezioni l'anno prossimo, abbiamo guadagnato 6 mesi, non so quanto questi 6 mesi servano a migliorare la qualità del nucleo centrale governante che avremo dopo le elezioni. Ecco, staremo a vedere. Alba Chepi, allora, tu segui la politica estera, tra l'altro poi vedremo anche più tardi perché sei stata a stretto contatto con Draghi, no? In una delle cene della stampa estera, l'hai anche intervistato. Tu che sei inviata, corrispondente, che giri veramente il mondo, vorrei capire, ma il destino dell'Italia all'estero, ovvero oggi, in tutta questa situazione, come siamo visti? Diciamo la verità, noi siamo anche portavoce di questo che succede in Italia. Lo vediamo attualmente con molta preoccupazione, perché abbiamo un punto di vista diverso. Per noi Draghi era un garantista d'Italia, era una persona di alto profilo, certo. Esattamente siamo 10 anni dal suo frase che whatever it takes, era luglio 2012, siamo luglio 2022 e ci troviamo davanti a questa situazione. Senz'altro i titoli delle testate estere sono state un po' forti certo. Anche spiegabili, perché spaventa il futuro politico dell'Italia, spaventa tante espressioni che sono state fatte dai sovranisti, da destra, magari non interpretata al modo come si deve, magari anche le politiche riguarda all'immigrazione, riguarda anche i diritti, certo. Perché adesso la partita è aperta, sembra, tra Meloni e Letta, al di là delle alleanze e tutto, però siamo oggettivi. In questo momento abbiamo solo queste due scelte, o Letta
o Meloni saranno i nuovi premier. Yeah. E senz'altro che anche la stampa estera è un po' orientata e che è Meloni pronta di dirigere un'Italia che viene da 2 anni di pandemia, da una crisi sociale e economica, da tutto questo che stava facendo Draghi e soprattutto in questo momento che sono arrivati tanti miliardi dall'Unione Europea, penso questo che in questo momento perché, poteva essere evitata. Certo, anche perché c'erano ancora tante cose da sistemare, quindi vedremo. Giorlandino, ecco, parliamo di sanità, no? Lei insomma è il nostro punto di riferimento sempre per quanto riguarda questo argomento così importante, abbiamo fatto tante puntate anche durante l'inverno. Senta, la sanità prenderà un'altra piega, cosa succederà viste insomma queste nuove riassumendo sia il professor Tedeschini che la dottoressa, io sono completamente in linea col professor Tedeschini. Prima di tutto la sanità ha rappresentato un'inefficienza totale. Io sono stata in piena pandemia, sono stata proprio a combattere affinché le cose fossero fatte in un modo logico, programmato. Abbiamo avuto una carenza totale dello Stato-Regioni. L'Italia è andata a macchia d'olio come un periodo feudale, quando invece si sarebbero potute prendere, col professore ne abbiamo parlato, delle decisioni dal governo centrale affinché questo paese si strutturava in una pandemia in un modo logico e programmato. Mi stupisco che è arrivato Draghi e non l'ha fatto, perché lui avrebbe potuto prendere in mano la situazione e almeno dare una logica. Strutturare, lei dice, in modo... Ecco. È logico che Draghi in Europa è visto bene perché è un banchiere, ma noi in Italia oltretutto abbiamo non solo un problema dei soldi che arrivano, i soldi che arrivano poi devono essere restituiti, quindi è importante che i progetti che si fanno... Questi soldi noi ormai siamo un paese poverissimo. Quando si arriva, come fece la Grecia, a chiedere i soldi all'Europa, succede che poi gli interessi verranno aumentati. Quindi tutto quello che sarà per il nuovo PNR deve essere fatto bene, organizzato bene, con strutture serie, come la giustizia. Noi la prima cosa, il professore lo sa, che ci è stata chiesta dall'Europa è riorganizzare la giustizia. La sanità... Abbiamo problemi gravissimi, lo sapete, io già ci sono stato rappresentato da mesi, quanto tempo vengo qui, che muoiono più di 3.500 persone al giorno per altre patologie. Adesso addirittura hanno negato il minimo degli esami per i diabetici. Allora, muoiono di infarti, di malattie cardiovascolari, di tumori che non si sono... Tumori ai polmoni, noi ne stiamo vedendo una cosa esagerata perché col Covid provvivono il minimo delle lastre, non potevano fare le lastre. Non potevano curarsi. Quindi noi ci preoccupiamo ancora di un minimo di Covid, che ormai io credo che il famoso ce lo siamo preso tutti, quindi io vado contro i miei interessi, però ragioniamo, il paese deve ripartire. Certo. E non pensiamo a tutto quello che è il dramma dell'abbattimento delle liste d'attesa. Io dal nuovo governo, chiunque verrà, mi aspetto competenza, professionalità e presa in carico delle proprie responsabilità. Professor Tedeschini, senta, allora vediamo come la coalizione di centrodestra è in subbuglio, no? Abbiamo visto questo fuggi-fuggi, prima insomma il ministro Gelmini, che adesso insomma è con Calenda, abbiamo visto Brunetta, Mara Carfagna, che proprio in questi giorni il ministro Carfagna si è insomma è andata verso il gruppo misto, e questo fenomeno c'era da aspettarselo, perché veramente in realtà nessuno però pensava che avvenisse questo fuggi-fuggi. Come attenzione, mai? Io correggerei questo concetto, non c'è stato un fuggi-fuggi, c'è stato uno scontro sulla fiducia a Draghi, rispetto al quale gli attori non dello erano, scontro non hanno saputo giocare la partita come si gioca fra uomini politici, per cui qualcuno ha preferito abbandonare. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, io rispetto sempre le scelte di tutti, soprattutto quando sono scelte personali, ma secondo me l'uscita dai partiti di riferimento che li avevano insediati su determinate poltrone solo per il fatto che è finita l'esperienza di governo, io la giustifico fino ad un certo punto, perché si poteva restare all'interno del partito e far sentire la propria autorevole voce. Parliamo di tre uomini politici di grande autorevolezza, di riconosciuta autorevolezza. Insomma, non si, come dire, non si fugge dalla partita portando via il pallone, questo non si fa.
Chiaro, senta, come insomma sono in molti a pensare, perché vediamo che basta un voto e poi insomma il Presidente del Consiglio viene stabilito, ora si dovrà vedere da chi arriverà ad avere ovviamente in queste elezioni la percentuale più alta, però pare che insomma, visto che la Meloni oggi è al 23% con il suo gruppo di Fratelli d'Italia, e si pensa a una Meloni, insomma il nostro futuro Presidente del Consiglio. Lei che si è fatto, perché molti non la ritengono ancora pronto, comunque non si aspettano che ci sia la Meloni al posto, ecco, c'è un po' di scontri interni, no? Ecco, soprattutto questo, nel centrodestra. Certo, c'è uno scontro nel centrodestra alimentato dal centrosinistra, perché nel momento in cui io sento Enrico Letta che dice l'alternativa è tra me Presidente del Consiglio Letta e la Meloni, e non è vero, non perché la Meloni non possa essere Presidente del Consiglio, ha le stesse chance, la stessa dignità e le stesse probabilità di altri autorevoli componenti del centrodestra. Questa idea che bisogna sceglierlo prima, sa, non è un contratto giuridicamente vincolante. Non so che cosa decideranno. Questa legge elettorale con Rosatellum, cioè comunque, questa cosa la era verità già, è una, insomma, che non si cambiano le regole del gioco a seconda dei giocatori. Fino adesso si è sempre stabilito che il partito che prendeva più voti avrebbe designato, certo, il premier. È una regola che può tranquillamente restare. Poi non c'è solo il problema della designazione del premier, c'è la designazione dei ministri, prima ancora c'è la indicazione dei candidati nei collegi elettorali. Certo. Anche qui, di nuovo, la politica si smarrisce dietro immagini che mettono l'opinione pubblica in condizione di essere tifosi per l'una o per l'altra strada. Non siamo in una partita di calcio. Assolutamente. Siamo di fronte a scelte politiche da cui dipende il nostro futuro, di tutti noi, che la pensiamo come la destra, come il centro, come la sinistra. Vogliamo persone capaci di, esatto, guidare una macchina. Tutto qua. Certo, che si trova in difficoltà notevoli. Ecco, si parlava, Chepi, di scelte, giustamente, no? Mario Draghi ha fatto la sua scelta. E tu poche settimane fa l'hai incontrato, c'è stata questa cena importante alla stampa estera, l'hai anche intervistato, abbiamo visto insomma che sei stata molto vicina a Draghi. Una domanda, primo vorrei chiederti come ti è sembrato e se aveva fatto capire qualche cosa di questa sua eventuale scelta quando poi ha dato le dimissioni. Insomma, come l'avete visto? La cena nostra era 48 ore prima della, esatto, sua, infatti, decisione, della sua prima dichiarazione, sì, per la dimissione. Era molto tranquillo e l'impressione era che lui era rassegnato, aveva già deciso, aveva già capito che si stava giocando questa partita sotto sotto, che forse non ci arrivava al voto di fiducia come voleva lui, perché, certo, lui voleva un voto da tutte le forze politiche. Sì. E nella cena nostra era molto molto tranquillo e questo ci ha lasciato pensare, perché era una cena che veniva dopo la conferenza stampa, sì, che, esatto, lui ha dichiarato senza 5 Stelle io non governo, non vado avanti. Certo. E noi avevamo già tutto davanti che forse fra poche ore succedeva questa cosa. Che lui cosa avrebbe, ecco. Io voglio aggiungere qualcosa, sono molto d'accordo con il professore, perché questa guerra per il leader io lo vedo non solo dentro centrodestra, ma anche dentro centrosinistra. Certo. Perché vedi, Calendra, Azione e più Europa con Emma Bonino, che hanno fatto una conferenza, sì, stampa proprio a nostra sede, sì, che hanno, esatto, dichiarato questo fronte repubblicano, sì, e hanno detto... Anche questa cosa è stata, diciamo, insomma, nessuno si aspettava che si unissero. Aspettava, no? Poi ecco, una richiesta molto ben precisa, che ha detto noi facciamo alleanza con il Partito Democratico, una condizione che non vogliamo un leader o dentro di noi le persone che hanno fatto cadere il governo. Non è questione di Partito Democratico, però la risposta di Enrico Letta era io vado avanti e cerco le alleanze
più in là, però voglio essere io il runner, il front runner di questa cosa. In teoria voglio essere io il leader. Allora, questo dal punto di vista di una corrispondente estera mi fa capire che le forze politiche in Italia pensano più a interessi propri, non pensano a interessi del paese. In questo momento di litigare chi sarà il leader mi sembra una cosa molto molto negativa per l'immagine d'Italia, perché dopo non ti stupisci il titolo di New York Times, Financial Times, eccetera, perché Financial Times, un po' tutte hanno, perché se tu litighi, ancora non è aperta la campagna elettorale, sta litigando per il leader. Aspetta, crea alleanze, dai la seriosità di questa strategia che hai avanti e poi decidi il leader. Invece sono giorni che si parla solo di front runner e basta. Solo questo, ma anche mi ha stupito anche Letta, ma perché deve fare questa dichiarazione che con parole povere vuole essere io? Inutile che mi usi una parola in inglese, perché non solo, abbiamo visto anche la dichiarazione di Calenda, no? Che se non accetta Draghi lui si è messo, insomma, si è esposto dicendo accetto io di insomma, sì, ecco. Infatti, sembra che la cosa più importante sia disquisire sul front runner. Giorlandino, senta, se lei fosse il nuovo ministro della sanità, e che non sarebbe neanche troppo male tutto sommato, al posto di Speranza cosa metterebbe come primo appuntamento in agenda? Ecco. Innanzitutto ristrutturerei tutto a livello centrale, sia le procedure autorizzative per tutti quelli che sono i centri medici, gli ospedali. In più garantirei nell'immediatezza un buon rapporto tra pubblico e privato per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche perché in alcune cose il privato costa meno, l'abbiamo già rappresentato tante volte, una mammografia, costo finito nel pubblico è 450 euro, noi abbiamo come Confapi portato dei programmi dove tutto il percorso diagnostico senologico, compreso l'aspirato, veniva 320. Sì, sono quindi veramente minime le differenze oggi, no? Io garantirei che gli ospedali a livello nazionale, dove non arrivano a poter fare questo abbattimento delle liste d'attesa, con percorsi dedicati a cui si acquistano da strutture di primo livello, col massimo della qualità, i percorsi per abbattere queste liste d'attesa. Se poi la qualità del servizio è eccellente, si può mantenere un ottimo rapporto tra pubblico e privato. Poi ridisegnerei proprio quella che è l'attività scientifica e medica. Noi stiamo alla preistoria. Cioè, lo stesso Covid ci ha fatto pensare, anche in virtù del fatto che dobbiamo ragionare già per un autunno-inverno che ci metterà di fronte a delle difficoltà però non indifferenti. Noi non potevamo davanti a un virus non fare delle autopsie. E non potevamo non avere, noi, la medicina italiana è la migliore del mondo, i nostri professionisti vanno all'estero, perché immediatamente non abbiamo adottato una ricerca su questo virus? Quante persone sarebbero morte in meno? Anche gli stessi medici di base, che sono stati costretti a non dare delle terapie, perché poi dopo si azzardavano e rispondevano personalmente. Certo. Quindi penso che chi è il ministro della salute si deve assumere delle vere responsabilità. Chiaro. Senta Tedeschini, assumere responsabilità come se le sta assumendo Renzi in questi giorni, perché proprio in questi giorni ha fatto una dichiarazione che ha lasciato un po' attoniti, noi più. Ha detto che il suo obiettivo è riportare a Palazzo Chigi Draghi, non Meloni e non Salvini. Lei crede che sia possibile e come? Anche perché sempre lo stesso Renzi ha detto che vorrà correre da solo, quindi guardi, in completa autonomia. Guardi, io l'ho già detto in diverse sedi, pur non essendo di fede renziana, che Renzi è stato quello che ha giocato meglio questa partita. Certo. Questa ipotesi di riportare Draghi a continuare la sua esperienza di governo è un'ipotesi possibile. Ovviamente però il Draghi bis, diciamo, dovrà tener conto anche della mutazione del gioco delle forze in Parlamento. E quindi? E quindi probabilmente, siccome il centrodestra si aspetta, e tutti i sondaggi sono in questo senso, non dico un trionfo, ma sicuramente la maggioranza assoluta, dovrà essere il Presidente del Consiglio che porta avanti la politica della maggioranza assoluta. Se questo sarà possibile, secondo me, in molti sarebbero contenti, anche gli attuali aspiranti alla carica di Primo Ministro, perché è un incarico, come dire, di tempo molto breve.
Dopodiché, rimessa l'Italia sul binario giusto, in tempi normali si può tornare a affidare il premierato al partito di maggioranza relativa, come dovrebbe essere, come dovrebbe in essere. Tutte le democrazie. Senta, una cosa, in questi giorni, insomma, l'ultima dichiarazione di Mara Carfagna prima di entrare nel gruppo misto è stata quella che comunque lei si è anche tolta da questa situazione perché ha visto il centrodestra, da cosa ha dichiarato lei, sottomettersi al sovranismo. Lei cosa ne pensa di questa dichiarazione della Carfagna? Che non è l'unica, insomma, a farla. Guardi, si è sottomesso al sovranismo. Io tutte le volte che... vedo utilizzare queste sintesi verbali, il sovranismo, il leninismo, eccetera, eccetera. Penso che ci sia un po' di povertà di idee, perché non riesco a capire chi si sarebbe sottomesso al sovranismo. Si sarebbe sottomesso Berlusconi? Non mi pare. Si sarebbe sottomesso Salvini? Tantomeno. La Meloni è sovranista? Forse è sovranista fino ad un certo punto. Certamente la Meloni non è la Le Pen, non è il premier ungherese, è una persona che porta avanti una politica di destra, ma la porta avanti tenendo conto delle caratteristiche dell'Italia. E fino adesso, a giudicare non solo dai risultati elettorali, ma dal resto, la sta portando avanti non male. Che idea ti sei fatta di questa dichiarazione? Penso che il sovranista ha dichiarato lei. Lei ha dichiarato che il suo partito è un partito sovranista e qua non ci piove. Però io penso che diamo la colpa a centrodestra, non dimentichiamo che il motivo è stato 5 Stelle, il Movimento 5 certo. Stelle. Perché leggo tante volte adesso tutti i giornali che vanno addosso a centrodestra, però il motivo sì, che è nato crisi, dal Movimento 5 Stelle. E non dimentichiamo diciamo che prima del voto del Senato è stato Senato, cioè. Un incontro tra Letta e Draghi al Palazzo Chigi che ha fatto forse questi pensieri strani anche a destra. Ci sono tutte le cose, i giochi politici che... Poi altra cosa, Renzi c'è sempre. Noi abbiamo questa idea che ogni crisi del governo... Che poi è stato anche da voi, no? Sì, circa è due stato da fa. Noi e anche è stato prima del voto del Senato. Sì, era sicuro era che sicuro, non cadeva, no? Sì, era sì, sicuro sì. Che Draghi restava, era sicuro che si trovava una soluzione. Però attenzione, perché anche questo che ha detto il professore e questo che leggo in tutti i giornali italiani questi giorni, parlano per un Draghi bis, senza pensare, ma Draghi accetta questa cosa, me l'hanno fatto pure i giornalisti italiani, anche questa Draghi, domanda. Conoscendo Draghi, che è di un altro profilo tecnico, non è un politico, e vedendo le scelte sue ultimamente, non penso che lui accetterà questa cosa. Allora attenzione, non facciamo queste teorie e questi scenari senza avere prima niente ancora, in certo, piatto. Perché... A prendere la pelle dell'orso senza, sì, certo. Sì. Gerlandino, voi come vi state per organizzando per questo autunno-inverno che praticamente domani, ecco, perché allora, prima di tutto, c'è di nuovo insomma da ristrutturare tutto, no? Chi fa medicina, chi cura l'aspetto della salute ha un dovere deontologico e morale, perché è la vita del futuro, delle famiglie e dei giovani. Noi in ogni caso ad agosto siamo sempre aperti su tutte le strutture. Diamo una disponibilità aperte a 24. Sì, diamo una disponibilità anche nei giorni Ferragosto, sempre noi siamo certo, aperti Natale certo, a Ferragosto, certo. In più mi fa piacere se qualcuno lo vuole annotare perché molti anziani rimarranno perché chiaro, le difficoltà quindi, economiche la disponibilità di Artemisia ci sono a 360 gradi. E delle famiglie, noi apriremo il 15 d'agosto per gli anziani over 65 che hanno problemi cardiologici l'elettrocardiografo gratuito. Ecco. Quindi si potranno recare, certo. Si collegano al sito le strutture chiaro, che danno gli orari ecco. E tutto. Perché in effetti noi cercheremo di organizzarci fortificando ancora di più le nostre reti, dando ancora di più un ausilio alle famiglie anche dal punto di vista psicologico come certo. Associazione Artemisia che si è trasformata in fondazione, dando ancora di più formazioni e corsi ECM per i medici che nell'ultimo corso ci hanno detto questo lo dovrebbero fare a livello regionale, per fortuna c'è chi fa questa formazione certo. È importante formare i medici.
è importante la cultura nelle famiglie di ritornare a fare prevenzione, ma fare una medicina sana chiaro, è a giusto fatta rapporto qualità-prezzo. Ecco, con competenza come la fate voi. Chepi poi e Tedeschini, siamo in chiusura. E ci siamo però un pochino, dico ci siamo, che se no ne abbiamo parlato, però la situazione russo-ucraina, no? Questa guerra, no? È rimasta un po' così, se ne parla, non se ne parla. Come sono i contorni, insomma, come possiamo delineare la situazione oggi, Alba, visto che insomma tu tutti i giorni sei sul pezzo? Ecco. In Italia si parla poco, anche i giornali, anche se parlano, si legge poco, perché ultimamente la crisi del governo e tutte altre problematiche che ha il popolo, esatto, sociale, economiche, hanno allontanato. È, ecco, è peccato, perché... Certo. E come siamo messi? Siamo messi che penso che Italia continuerà la linea di Draghi, continuerà la linea di appoggiare Ucraina, perché sono segnali che sono arrivati anche dall'America, dichiarazioni non c'è di Biden, uno stop, che, sì, insomma, non più altro uno stop and go, diciamo. Sì. Tedeschini, cosa ne pensa di questa linea che, come dice la Chepi, sta continuando? Ha perfettamente ragione, perché devo dire che se c'è stato un punto sul quale si sono trovati tutti d'accordo, anche se con toni diversi, è quello di appoggiare l'indipendenza dell'Ucraina contro l'invasione. Poi, quando sento Lavrov dire che hanno cambiato i piani e non gli basta più il Donbass, mi ricordo quello che successe negli anni 40. Però devo dire, una volta tanto, autocitandomi, lo avevo detto, bisognava, come è stato fatto, tentare di fermarli subito, perché l'imperialismo non conosce confini. Certo, bene, chiarissimo, speriamo veramente, vediamo cosa ci sarà insomma in quest'autunno, situazione italiana, elezioni e molto altro, ma noi saremo sempre qui a seguire tutto. Io ringrazio i miei ospiti, Maria Stella Giorlandino di Artemisia Lab, grazie di essere stata con noi, Alba Chepi della Stampa Estera, grazie di essere stata con noi, e come sempre il nostro professor Federico Tedeschini. Grazie a voi. Io ringrazio voi, vi do appuntamento a sabato, a Parole di Donna.